Io su questa storia della casa della salute, dice Tonino D'Angelo, ce l'hanno scippata. In realtà non potevamo aspettarci altro. Anche la Regione Campania ha abbozzato una qualche ipotesi in questa direzione e credo che in realtà sia una risposta o comunque un tentativo di acchiappare qualcosa di soldi. In buona sostanza, quello che capisco io, immediatamente questo progetto è appetibile per i medici di base per un fatto molto volgare, banale, che andrebbero a risparmiare sulla gestione degli studi, eccetera. Il discorso della centralità della partecipazione. Allora, è sempre stato così, ma in questa fase storica è ancora peggio. Noi viviamo una fase storica in cui la democrazia è mortificata. Allora, per affermare questo concetto, per affermare la partecipazione, la libertà di espressione dei ceti popolari, dobbiamo porci concretamente il problema della strategia e della tattica, cioè come realmente occupare questi spazi che ci vengono puntualmente negati. E il come presuppone una strategia e una tattica. Per quanto riguarda la tattica, sono d'accordo con lui, bisogna allearsi pure con il demonio, cioè sfruttare l'effetto NIMBY e i corporativismi pure più banali. Io personalmente, la mia esperienza, mi sono alleato con i preti, con la CISL e con i residui di autonomia operaia che ci stavano in giro. Non è questo il problema. Il problema è avere chiaro gli obiettivi ed avere chiaro una cosa, che pure stamattina è stata ripetuta varie volte sulla questione amianto, no? A me ha fatto male vedere gli operai che dicevano: ma noi abbiamo seguito tutto l'iter legislativo, avevamo la legge dalla nostra parte, però puntualmente ci siamo imbattuti contro questo muro di gomma, queste difficoltà, queste lungaggini. Il problema fondamentale è che in questo stato di cose la medicina, ma ancora di più la legge, non serve per la gente, serve per la classe dominante, e questo lo dobbiamo tenere ben presente. Allora, in qualche modo, torno sempre alla mia esperienza, qualunque cosa è stata conquistata anche andando contro certe regole. È questo che dobbiamo insegnare anche alla gente, glielo dobbiamo dire chiaramente. Dobbiamo organizzarci anche per andare contro certe regole, perché le regole ce le mettono sempre davanti a noi, loro non le rispettano mai, eppure quando le infrangono poi modificano le leggi per non essere perseguiti. Questo problema è un problema che lo si ritrova quotidianamente, va bene? Qualunque passo voglia uno fare per garantire, mo ci vuole il diritto alla salute per i ceti deboli e per i soggetti, i migranti, non ne parliamo proprio. Cioè, è una guerra continua. Allora, questo voglio dire, se no altrimenti, veramente, questo progetto non vedrà mai la luce e sarà l'ennesima truffa che verrà fatta ai danni della popolazione. E questo è tutto.